del trasporto pubblico locale, il Consiglio di Stato respinge l'appello di Mobit, più vicino il passaggio di consegne del servizio al nuovo concessionario Autolinee Toscane, le posizioni dei partiti. Nuove osservazioni della Corte dei Conti da recepire, torna in commissione, prima di approdare in aula, la proposta di legge che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale. Trasporto pubblico locale, la sentenza che sblocca la gara. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da Mobit, consorzio di cui è capofila la CAP, contro l'aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale in Toscana alla società Autolinee Toscane. Potrebbe essere questo l'ultimo atto di un lungo contenzioso e della travagliata gara regionale del valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio. La pronuncia consentirà alla Regione di assegnare la gara, aggiudicata la prima volta già nel 2016 alla stessa Autolinee Toscane, controllata dal gruppo francese RATP. Su quella prima aggiudicazione si instaurò una battaglia legale che arriva adesso a definizione con la sentenza del Consiglio di Stato. I giudici hanno dichiarato inammissibili le ragioni di Mobit su tutti i punti, sostenendo in primo luogo che il PEF, il piano economico finanziario di Autolinee, è sostenibile ed è conforme alle prescrizioni di gara. Ritenuti irrilevanti dal Consiglio di Stato anche i motivi aggiunti dagli attuali gestori che avevano portato all'attenzione del Collegio alcune intercettazioni dell'inchiesta aperta dalla Procura di Firenze sulla stessa gara del TPL, inchiesta giudiziaria che ipotizza la turbativa d'asta. L'aspetto più importante ora è che si dia esecuzione a quello che la gara prevede, perché esiste già un contratto firmato con quelli che sono stati ulteriormente decretati i legittimi vincitori, e questo penso debba avvenire nel migliore dei modi, con le modalità, diciamo, della maggiore collaborazione fra chi deve uscire e chi deve entrare, nell'interesse ovviamente dei cittadini toscani. Penso che questa gara rappresenti una grande opportunità per la Toscana e per i cittadini della Toscana e per chi viene in Toscana in termini di qualificazione del trasporto pubblico locale. La sentenza è molto chiara e il contratto prevede la tutela dei lavoratori, prevede una serie di tutele e di investimenti di tutta la Toscana. Quindi quello che dovremo fare ora è sicuramente vigilare e controllare che tutto venga applicato come da regolamento, perché così dovrebbe essere. Certo è, essendo io proveniente da una zona che è Prato, credo che con il cuore, come ho sempre detto, c'era stata una tifoseria che è ovviamente del tutto affettiva, ma che è necessaria, di salvaguardare quelle che sono le esperienze, in questo caso di 70 anni, ma anche altre, di buona amministrazione e quindi dell'indotto anche di un territorio. Quindi per noi è essenziale che i paletti che sono stati messi in questo contratto, in questa legge, vengano rispettati, a partire dai diritti dei lavoratori e poi di tutto l'indotto. Intanto le sentenze come tali si rispettano e si accettano. Io spero che chi si è aggiudicato il servizio da oggi crei una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni, perché lo sappiamo benissimo, i disservizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche i lavoratori, tutti coloro che ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta a lotto unico e che ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione nel 2021. Quindi noi speriamo e vigileremo sul fatto che le cose migliorino. Detto questo, noi l'abbiamo sempre detto che il problema nasce da quando la decisione è stata presa. Pensare di accentrare, come spesso fa il PD in Toscana, e svuotare territori di competenze è qualcosa che a noi non ci trova assolutamente d'accordo. Crediamo che invece si debba fare il processo totalmente inverso. Bisognerebbe andare a riporre al centro i comuni, le province, quindi riportare tutti i servizi più vicini ai cittadini. Finalmente intanto è finita
una situazione che durava da 6 anni e che ha portato dei disagi incommensurabili agli utenti del trasporto pubblico locale, perché non possiamo dimenticarci che negli ultimi 6 anni, essendo in un regime transitorio e provvisorio, nessuno ha investito un centesimo su il trasporto pubblico locale. Questo ha portato in giro per la nostra regione autobus in stato precario, vi ricorderete tutti gli autobus incendiati, i tanti autobus fermi lungo le strade. Ha portato tante aziende, non tutte per fortuna, perché qualcuna ha anche continuato a investire nella speranza magari di continuare a gestire il trasporto pubblico locale, ma molte hanno dismesso gli investimenti e quindi abbiamo perso anche da un punto di vista patrimoniale. A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico. Penso a uno su tutti, Enrico Rossi, che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Ora capisco il clima d'Euro 2020, ma lui doveva essere il garante, l'arbitro. Di solito alle partite di calcio l'arbitro, quando finisce la partita, anche se una squadra protesta e per un rigore non assegnato, non è che l'arbitro esulta. Qui siamo di fronte a il trasporto pubblico che finisce in Francia, che finisce gestito dall'azienda di Stato francese, e l'ex governatore della regione Toscana, dopo 6 anni di controversie giudiziarie, che esulta sui social come se avesse vinto appunto la nazionale degli europei. La sentenza ha sicuramente tracciato una linea oltre la quale è necessario costruire nuovamente un sistema di trasporto pubblico locale, tanto più essenziale quanto più in questo momento stiamo assistendo a un grosso problema per quanto riguarda le infrastrutture principali che interessano la nostra regione, e per questa ragione è necessario cercare di spostare maggiormente l'utenza al trasporto pubblico. Un trasporto pubblico che in questi anni ha avuto moltissimi problemi, si segnalano sulla costa, a Pisa ma anche a Livorno, dei guasti ai bus praticamente continui, disservizi, problemi anche per quanto riguarda la tutela degli autisti e delle persone che viaggiano. E in questo momento credo che ci sia bisogno di dare all'utenza un servizio efficiente, un servizio soprattutto che riesca a estendersi anche alle aree che sono meno servite. E la Regione si deve attivare da questo punto di vista per cercare di far sì che la sentenza abbia un'attuazione, che il passaggio avvenga a questo punto con tutti i crismi e soprattutto si ritorni di nuovo ad avere un'efficienza che in questi anni troppo tempo è mancata. Sicuramente la gara, così come è stata improntata e con i 7 anni di trascinamenti legali che ha avuto, è stato un problema per tutti i toscani, ma soprattutto ha fatto capire che anche la Regione da questo punto di vista non è stata in grado di mettere su una gara come si deve e che non avesse tutti questi strascichi che purtroppo ci hanno portato alla situazione di adesso. Slitta la legge sui direttori. La proposta di legge 44, che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale, licenziata nei giorni scorsi dalla Commissione Affari Istituzionali, tornerà in aula il prossimo 6 luglio, dopo un ulteriore passaggio in Commissione. Lo ha comunicato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, spiegando che il rinvio è dovuto al fatto che sono pervenute ulteriori osservazioni da parte della Corte dei Conti, prodromiche all'udienza in contraddittorio con i direttori generali che avrà luogo il 28 giugno. Mazzeo ha aggiunto che nelle osservazioni si desume la necessità di procedere all'inserimento nell'organico della dirigenza, non solo, come già previsto dalla proposta di legge licenziata dalla Commissione, dei direttori, ma anche delle figure apicali, vale a dire il direttore generale della Giunta e il segretario generale del Consiglio regionale. Nella proposta di legge precedentemente licenziata dalla Commissione erano già state recepite, tramite emendamenti al testo presentato dalla Giunta, alcune osservazioni della Corte dei Conti. Era stato ad esempio ritirato l'emendamento sulla durata dell'incarico di direttore e quello che abrogava il termine per la nomina dei direttori entro 60 giorni dalla nomina del direttore generale. Era stato inoltre tolto al testo ogni riferimento ai requisiti di accesso dei direttori, nelle more di una più ampia e successiva riforma all'interno della quale sarà affrontato il tema. Questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico tra il presidente Bugliani e il governatore Giani, ma stavolta torna in commissione non per bagarre politica
ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo. Paradossalmente verrebbe da dire che meno male hanno litigato già nei Bugliani, almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano. Ecco, stavolta è semplicemente un passaggio tecnico. Va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori, non segreti ma pubblici, perché in aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore. Consapevole del rilievo politico e anche di scontro che è stato dato a questa legge, ma rivendico rispetto alle scelte che ho fatto come Presidente di Commissione di averle sempre volute fare nel rispetto della trasparenza e della correttezza procedurale, dando soprattutto dignità al ruolo dei consiglieri regionali e delle commissioni. Se esiste una prima commissione, esiste per fare tutti gli approfondimenti e gli accertamenti del caso, e quindi quella è la sede vera e prima dove si deve animare la discussione, dove la discussione deve essere profonda. C'erano alcuni aspetti eccedenti i rilievi della Corte dei Conti, in particolar modo quelli relativi ai requisiti per l'accesso alla carica di direttore, che venivano modificati da una disposizione. Ho firmato un emendamento con il quale questa norma è stata esclusa dalla proposta di legge. C'erano altre norme che potevano presentare profili di estraneità ai rilievi della Corte dei Conti, per questo ho chiesto che nella seduta della Commissione fossero presenti i responsabili competenti della Giunta, relativamente soprattutto alle risorse umane, i quali mi hanno confermato punto per punto quali aspetti della legge fossero inerenti ai rilievi della Corte dei Conti, e di conseguenza abbiamo messo in votazione e approvato un testo che è esclusivamente un recepimento di quegli indirizzi. Occorre indubbiamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni della Corte dei Conti. L'argomento è un argomento prettamente tecnico e che in realtà, diciamo, si esaurisce in un adeguamento normativo. Quindi noi su questo siamo molto chiari, prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere, però arriviamo, diciamo, a trovare una quadra che sia però strettamente legata alla conformazione alla normativa della Corte dei Conti, a ciò che ci impone, diciamo, l'indirizzo della Corte dei Conti. Quindi noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai, come dire, è da fine anno scorso, che viene, diciamo, portata all'attenzione dei commissari. Però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta, cioè un adeguamento. Non accettiamo forzature, non le abbiamo mai accettate, anche quando il Presidente Tajani si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che i commissari fosse stato sottoposto alla preventiva attenzione. Su questo devo dire che come opposizione ci siamo sempre imposti nel rispetto pieno di questi principi. A questo punto vediamo quello che sarà nell'ulteriore approfondimento, nell'ulteriore istruttoria che verrà fatta in commissione, il testo che verrà licenziato. Però ecco, per noi il principio cardine è questo: adeguamento, però anche rispetto delle regole, per arrivare appunto a un obiettivo che è quello di un mero adeguamento. Ci sono degli aspetti riguardo questa legge che non ci convincono, e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati essere maggiormente problematici. È necessario fare una legge che si attenga bene a quelle che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati, ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine. E questo, per questo credo che un ulteriore passaggio in commissione sia importante, anche con delle eventuali proposte emendative. Noi siamo convinti che questa legge vada approvata. È importante dare autonomia alla politica, la politica che ha preso impegno con i cittadini toscani deve attuare il programma di mandato e deve essere una politica forte, in grado di scegliere le funzioni tecniche e dirigenziali che possono rispondere alle esigenze dei cittadini toscani dentro un principio di grande rispetto reciproco, ma nello stesso tempo di grande autonomia. Questa è la battaglia che facciamo, siamo convinti che la proposta presentata dal Presidente Gianni vada in questa direzione, anche per dare un cambiamento importante alla visione della Toscana che abbiamo in testa. È quello che dovremo affrontare nei prossimi anni, e questo è il nostro motivo per il quale abbiamo fatto la battaglia in commissione e continueremo poi a rivendicare il voto in aula nella prossima seduta.